Ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey D'Andre, come al solito, lo dico ovviamente per chi non lo sapesse, per i nuovi arrivati, quindi oggi andiamo a fare un nuovo video di CTR. Andiamo a fare l'ultima pista dell'area Cittadella. Via Aria Calda. Eccoci qui in Via Aria Calda, una delle piste più belle a parer mio, perché è veramente bella come pista, ma che mi fa sclerare perché è molto 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 impegnativa. Vediamo cosa riusciamo a fare. Perché qui parte il turbo blu, ma poi il problema è mantenerlo questo turbo blu. È lì perché io ho sempre paura di cadere, quindi finisco per frenare, ma in questo gioco non dovremmo frenare. Però converrete con me che questa è veramente una pista fantastica. Magari non so se è la più bella, eh. Allora, diciamo che è uscito a metà quello che volevo fare su quel tratto di pista. Se volete risparmiare qualche secondo, fatelo anche voi. È una specie di scorciatoia, se vogliamo. Fate solo attenzione a non finire in mezzo a quelle due, non saprei neanche come chiamare, parapetti, boh, perché altrimenti semplicemente finite giù. No, stavolta il turbo l'ho disattivato io perché ho toccato il muro di là. No, 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 male, male, male. A me. Non che mi raggiungano perché sono. Perché ho frenato? Ma basta, se TNT. Ok, ho preso 10 frutti Umpa, quindi dovrei di norma andare già più veloce. In realtà non sta neanche andato malissimissimo. Dopo proverò a dosare magari nella prova della reliquia a fare quel pezzo in tutto col turbo blu, se riesco. Rischiando di cadere, ovviamente, però. Ma non lo so, adesso ci penso. Proprio questo vi dicevo. Rischiate di finire in mezzo lì e cadere semplicemente. Allora, la gara è finita. Andiamo a prendere adesso il gettone CTR in modalità avventura. Semplicemente andiamo dritti dall'altra parte per arrivare a fare Via Aria Calda, gettone sfida, anzi CTR. Eccoci qua, sfida CTR, via aria calda. Io intanto vorrei veramente ringraziarvi di cuore per aver seguito in tanti questa serie, o comunque in più del solito. Ci sono video che sono arrivati a parecchi visual per quelli che sono i miei standard, per quello che sono i numeri che faccio sul canale. Ho non molti iscritti, però vedo che il canale sta. Ah, ecco qua intanto la C. Vedo che il canale sta migliorando piano piano. Qua c'è la R, benissimo, ci manca. Ah, intanto vediamo se riusciamo a tenere il turbo blu per caso. No, però non ho frenato stavolta. Ci manca solo la T che non ricordo dove si trovi, anche perché. No, da quando ho ricominciato il gioco, questo qui. Cioè, almeno l'avevo preso forse quando ci avevo giocato da bambino, però. Ah, guardatela dove si trova. Ok,
Eccola qua. No. Dai, ma vaffa in bagno, va. Vabbè, dai, le... Come si chiama? Le lettere le abbiamo prese tutte e tre, quindi adesso andiamo semplicemente a vincere la gara. Cerchiamo di dare un po' di polvere da mangiare a chi ci insegue. In questo caso Cortex è il primo che abbiamo dietro. I fantasmini sempre da inseguire, molto 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 carini. Una chicca di questo gran premio. No, niente da fare. Il turbo blu lì non riesco a tenerlo. Cioè mi riesce una volta ogni tanto proprio. Però vabbè. L'importante era farvi vedere dove si trovavano le lettere. Ma veramente, signor. Andiamo a fare l'ultimo giro, vediamo di fare una roba un po' buona. Coco, che dici? Tu mi dirai, ma io che c'entro? No, sei tu che qui. Va bene, vabbè. Quando è che posso usare la scusa che sto parlando per appunto utilizzarla come scusa? E vabbè, è andata così. Spero almeno di chiudere in bellezza e prendere almeno la reliquia di d'oro, magari. Se non faccio grossi errori, non... a meno che non chiedano un tempo allucinante, non dovrei aver problemi a prendere almeno la reliquia d'oro in questa gara. Andiamo a finire il terzo giro e prendiamo il gettone CTR di colore giallo, anche questo, va bene. Intanto continua a darmi i punti, ma tanto i 42.000 punti li ho superati, lo vedete da lì. Però le monete fanno sempre bene. Continuiamo, andiamo a fare la reliquia, a prenderla anzi. Complimenti, hai sbloccato una nuova decalcomania tricolore Team Oxide. Molto bene. Allora, tra l'altro, visto che il di percentuale il gettone ti dà 1% e la reliquia 2%. Quindi eravamo arrivati all'84%, dovremmo essere all'85%, prendendo la reliquia adesso dovremmo arrivare all'86%. Voglio usare Spyro adesso. Bellino così. Corsa delle reliquie, via aria calda, andiamo. Corsa delle reliquie, via aria calda. Ho scelto Spyro nero per questa ultima reliquia, per quanto riguarda almeno la modalità avventura, o meglio, le gare principali dell'avventura, che appunto sono 16 se non sbaglio, perché questa qui dovrebbe essere la numero 16 di reliquia. Penso che andrò poi a cercare di prendere le reliquie d'oro e poi di platino su tutte le piste. Però lo farò per conto mio, perché non ho... Cioè, mi piacerebbe portare altro sul canale. Anche per non annoiare troppo il pubblico, no? Dai, che non sto andando troppo 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 male. Lì c'era una scatola che potevo prendere, ma l'ho lasciata passare senza volerlo, ovviamente. Andiamo di lato che... però... Ah, buh, che schifo.
Sto di nuovo mancando tutti invece che prenderle. Oh, non cadere, non cadere. Dai, dai, ma va. Ma che fa? Sì. Direzione sbagliata, tua sorella. Ma dai, ma avete visto che cavolo ha fatto? Cioè, piuttosto cadi, non rimanere incastrato lì. Mamma, no. Un peccato, perché non vorrei non prendere la reliquia d'oro per quella cacata lì che si è incastrato. Sì, buonanotte. Qui non solo non ho preso la scatola, ho pure perso un buon secondo tutto per cercare di prenderla. Ho pure schiacciato il triangolo involontariamente, non mi sono neanche accorto quando, anche perché è cambiata la cosa lì del tachimetro. Ma che peccato, va, ma vaffan bagno, mi dispiace un casino. Sì, ho fatto schifo, ho fatto veramente schifo. Sì, vabbè. Ho preso nonostante quella roba, nonostante l'ultimo giro, l'ho fatto veramente male, 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 male. La reliquia d'oro. Vabbè, dai, sono contento alla fine. Lui mi dice, vi accontento di poco. Sì, vabbè, può essere. Altre 130 monete. Allora, esco solo per farvi vedere se mi sblocco un'altra decalcolomania con l'ultima reliquia. Eccolo qua. Ah, mi ha sbloccato un adesivo. Torre. Gargoyle. Corona. Basta. Allora, non so voi, ma a me sti adesivi non è che mi facciano tanto impazzire. Allora, prima di Oxide c'è Pinstripe. Mi ero proprio dimenticato di lui. Eh sì, la sfida si fa in via aria calda. Oh, madonna santa. Va bene, farò un altro video, vorrà dire semplicemente. Allora, il video finisce qua. Vi chiedo di lasciare ovviamente un grande like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. E lasciate un commento qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questa serie e di questo gioco. Io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati alla fine del video. E noi ci vediamo a un prossimo. Ciao!